that change is coming, whether you like it or not. We have to act now. Their desire for clean air and clean water. Buongiorno, bentrovati, anzi buonasera, bentrovati qui. Qui siamo appunto in questo panel che è un po' il cuore del tema, dell'argomento, un po' della messa a terra proprio del tema del verde e del blu rispetto a quando appunto Luciano Prodi aveva scritto il libro e ancora veramente sembrava un po', no, un periodo 3 anni fa. Io ho fatto anche uno speciale verde e blu, ma nessuno capiva bene come i due, diciamo, mondi potessero stare insieme. Adesso abbiamo un Ministero della Transizione Ecologica, un Ministero dell'Innovazione e della Transizione Digitale e abbiamo, diciamo così, impostato veramente le strutture per andare incontro alle politiche digitali che stiamo seguendo insieme all'Europa. Quindi in questo panel è un po' la messa a terra per quanto riguarda pubblico e privato, quindi politica e aziende, esattamente di ciò che bisogna fare, di cosa si sta facendo, di ciò che è difficile fare. Qui interverrà di nuovo il filosofo, ci dirà anche rispetto a quando l'ha scritto e quali ha visto di problematiche maggiori sorgere in tutto il mondo e di come appunto individui e aziende e politica stanno agendo o dovrebbero agire. Abbiamo, diciamo così, tutte veramente personalità di spicco di ogni settore: Carlo Capè, CEO di BIP, Vittorio Colao, Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Luciano Floridi, che appunto è quasi, come dire, il fondatore di questa idea, che poi diciamo, è diventata molto diffusa in tutti i paesi, Gian Matteo Manghi, amministratore delegato di Cisco Italia, Michelangelo Suigo, Executive Vice President External Relations, Communication and Sustainability di Inuit e abbiamo in collegamento, anche se l'ho vista prima ma adesso non la vedo, Giulia Costagli, direttore del Centro Studi e Progettazione e Innovazione di Ferrovie dello Stato, che è, diciamo, l'altra donna insieme a me in questo panel. Benvenuta e ben trovati. Allora, partiamo subito con Carlo Capè. Esattamente come e
in quali paesi anche lei ha visto il digitale aiutare il green. Dunque, questa è una domanda che abbiamo già affrontato in sala parecchio durante il pomeriggio, addirittura un gruppo di lavoro ha lavorato su questo, poi abbiamo qui Luciano che l'ha inventato addirittura il fatto che il digitale aiuta il green, però pur essendo una domanda già super approfondita, volevo dare un caso interessante, il caso della Colombia, no? Che ci è capitato proprio l'anno scorso. In Colombia a un certo punto è successo che c'è una migrazione dalle campagne alle città che non ci si riusciva a spiegare. Cioè, non, questo indeboliva l'agricoltura, che rimane una delle fonti principali di reddito del paese, e dall'altra parte andava a in qualche modo spopolare le campagne e ad affollare le città. Si è scoperto, studiando la questione, che non era un tema di attrazione verso la città, ma era un tema di uscita dalle campagne. E perché? Perché nelle campagne non c'era la connessione. Connessione che inizialmente era una connessione che per fatti personali, ma quando si è studiato il problema e si è cominciato a investire, hanno investito anche grosse multinazionali nel mettere torri in modo da creare senza bisogno di cavi la possibilità di fare connessioni, l'agricoltura ha cominciato a interessarsi alla agricoltura tecnologica e quindi ha cominciato a introdurre una quantità di piattaforme, di tecnologie per monitorare l'acqua, la quantità di animali, la quantità il tasso di crescita, in modo da poter cominciare a mandare a valle dei campi, a valle di questi immensi campi, verso quindi i produttori che poi c'erano in Europa e che attingevano da questi campi, tutta una serie di dati con cui poi questi grossi sale di controllo aiutavano i coltivatori a ottimizzare i campi, quindi le famiglie a essere molto più benestanti di prima, a evitare le carestie, a evitare gli anni dove le piante infestanti o gli animali infestanti attaccavano il raccolto, e quindi migliorare totalmente e cambiare completamente. Quindi questo è un caso in cui il digitale ha aiutato non solo a ripopolare la campagna, ma addirittura a migliorare le condizioni di vita rispetto a prima. Quindi è un però caso. Diciamo sì, come sappiamo ormai tutti, il digitale inquina anche moltissimo e secondo l'index di Digital Sustainability della Fondazione sulla Sostenibilità Digitale, solo il 24% delle persone è consapevole e ha comportamenti sostenibili. Ugualmente tante aziende mettono un po' questa parola green, come il famoso greenwashing, un po' come un belletto sull'azienda, e non applicano poi veramente, quelli che sono le modalità vere per riuscire a rendere sostenibile il digitale. È veramente sostenibile, nel senso, alla luce di tante e tante esperienze che abbiamo avuto anche durante la pandemia, è veramente sostenibile il comportamento che c'è, soprattutto per ciò che non è efficienza? Cioè, Google Map è efficiente, allora, ci fa risparmiare pure la benzina, però certo, siamo ore e ore qui infatti, a... Infatti Chico Testa l'anno scorso ha premiato Google Map. No, allora, parlavamo prima delle biciclette elettriche. Noi abbiamo fatto un contest in BIP dove abbiamo chiesto ai nostri colleghi, quindi si sono presentate più di 500 persone, per dare idee per migliorare il nostro bilancio, il carbon balance, no? E alla fine abbiamo potuto, grazie a questo contest, perché naturalmente ci sono stati quelli che hanno proposto le biciclette, il sharing, di dare le biciclette a tutti, cioè tutti si sono concentrati sul viaggio. Qualcuno si è concentrato invece su questo tema, cioè noi usiamo molto i computer, usiamo molto il cloud, e alla fine, a conti fatti, di fronte a questo contest, è venuto fuori che noi abbiamo il 35% delle emissioni che vengono proprio dall'uso del digitale, e il restante 60% dovuto ai viaggi verso i clienti o verso casa, e solamente il 2 o il 3% la bolletta dell'elettricità, quindi proprio ininfluente. Allora, questa partita qua è molto importante, perché ha indotto e dovrebbe indurre in tutte le aziende a fare delle riflessioni. La prima riflessione è sugli apparecchi. Gli apparecchi
si devono usare di più, perché un apparecchio, la parte proprio produttiva, la parte di estrazione delle materie prime, la parte produttiva assorbe una quantità di energia importante, molto di più di quella che è la parte invece di uso corrente, no? Quindi abbiamo scoperto che dobbiamo assolutamente prolungare la vita utile dei nostri device. La stessa cosa va fatta sia per i telefonini, sia per i computer, sia per tutto, sia per i data center, eccetera. La seconda cosa importante che molti stanno facendo, noi stiamo iniziando a fare adesso, è quella di avere tutti i dati in un unico database, in cloud. Il cloud è molto più efficiente dal punto di vista energetico, non replicati sui nostri computer, perché questo evidentemente fa emettere ulteriori energie. Cioè ogni volta che si manda una mail, ogni volta che è inutile dire tutte queste cose, ormai le sappiamo. La terza è la cultura, perché? Perché tutti noi, da casa, da privati, eccetera, abbiamo piacere ad avere i nostri dischi pieni di cose, pieni di foto, pieni di cose, e cose che poi non usiamo mai. Naturalmente queste cose fanno consumare. Ecco, questo è un po' il salto qualitativo che dobbiamo fare in avanti. Si sono calcolati cose incredibili, cioè che questi fatti di cui parliamo, cioè l'incidenza del digitale sulla CO2 globale ha raggiunto il 2% e potrebbe raggiungere oltre il 10% nei prossimi anni, quindi dobbiamo stare molto attenti che il digitale aiuta il blu aiuta il verde, ma bisogna stare attenti che non lo danneggi. Quindi siamo arrivati a un momento in cui dobbiamo rifletterci molto seriamente. Ministro, sappiamo insomma che appunto la tecnologia digitale è un alleato della sostenibilità. Basti pensare che per quanto riguarda la transizione energetica, le reti elettriche, diciamo così, possono essere gestite, si pensa a gestirle con sistemi digitali, e anche, non so, tutto per esempio l'economia circolare si può basare su sistemi digitali. Che cosa è stato fatto finora in Italia, specialmente dal suo governo, per, diciamo così, conciliare e favorire questa alleanza tra green e blu? Che cosa non è stato fatto? Beh, non è stato fatto, c'è sempre qualcosa che non è fatto, se no il mondo sarebbe finito, dico bene. No, in realtà ci sono tre aspetti, due dei quali li ha toccati Carlo nei suoi commenti, che sono centrali. Il primo, le reti, cioè per poter fare le belle cose che ha descritto lui parlando della Colombia, ma parlando di qualunque ambiente, cioè per poter avere un'agricoltura efficiente, per poter avere delle reti elettriche efficienti, per poter elettrificare, per avere le bici elettriche dappertutto, per avere macchine elettriche, forse anche non avere più le macchine del tutto, eccetera, eccetera, dobbiamo avere un sistema intelligente, pervasivo e che possa mappare tutto. E quindi quello che abbiamo fatto, la prima cosa, il 9 di marzo del 21 l'Europa esce col Digital Compass, con i target europei al 2030, credo verso il 22-23 di marzo del 21 noi siamo usciti con i target italiani, che sono come quelli europei ma 4 anni prima. Allora, siamo matti? No, ovviamente abbiamo preso i soldi del PNRR, che era una cosa, diciamo, straordinaria, i piani degli operatori privati, abbiamo detto andiamo a essere sicuri che dappertutto nel 2027 quindi ci sia quella capacità di rete, quindi fondamentalmente fibra 4G, 5G, per permettere quel tipo di cose. Abbiamo fatto, un anno ci hanno detto che eravamo matti, a oggi abbiamo già firmato i contratti, stanno iniziando i lavori per il primo 1%, quindi cosa abbiamo fatto? La risposta è delegare una visione ambiziosa, tempi marce forzate per arrivare dove siamo arrivati, e siamo partiti, grazie anche alla collaborazione dei privati, che è molto importante qua, perché sennò non si va da nessuna parte. Primo elemento. Secondo elemento, cloud. Giustamente Carlo ha citato il cloud, allora qui invece l'Italia parte più indietro, siamo più indietro, non tanto nelle grandi aziende, non tanto nei settori professionali, quanto piuttosto nelle piccole aziende, più che medie, e pubblica amministrazione. Allora anche qui abbiamo messo soldi importanti sul cloud, sia sul cloud commerciale che su avere un cloud non di Stato ma nazionale, quindi sicuro con tutte le cose. Però Carlo ha toccato il punto fondamentale, bisogna cercare l'efficienza nel cloud, cioè dire solo cloud va bene. In Europa ci si sta cominciando a porre il problema del sustainable cloud e dei sustainable data centers, con delle implicazioni tra l'altro nord-sud, freddo-caldo, che sono importantissime, ma non elaboro qua stasera. Abbiamo anche qui predisposto un sistema di incentivi, abbiamo fatto una gara, abbiamo coinvolto dei privati, la gara è stata chiusa, è stata vinta, è stato firmato il contratto, tutto, sto parlando tutto di 18, meno di 18 mesi, perché alla fine sono 14 mesi, e
devo dire la verità, stiamo partendo, la notizia buona è che la pubblica amministrazione italiana sta reagendo molto bene. Noi abbiamo 96% dei comuni, 65% delle scuole, cioè tu che ci chiedi, l'altro giorno abbiamo avuto due amministrazioni centrali importanti che sono venuti a dire voglio andare in cloud. Io non credevo alle mie orecchie, credevo che dovessimo essere noi andare a stimolare, invece no. E questa è la seconda. Terza cosa, sicurezza, perché tutto questo è importantissimo, ma se noi mettiamo il nostro futuro nelle mani di reti e di soluzioni in cloud e mettiamo soprattutto tutta la transizione ecologica, e vedete in questi giorni quanto è strategico da un punto di vista geopolitico anche l'energia e l'alimentazione delle nostre società, deve essere sicuro. E allora abbiamo anche lì, siamo partiti, abbiamo fatto l'agenzia per la cyber security, se ne parlava da 5-6 anni in Italia, l'abbiamo fatta in un anno. Ci sono delle persone, sì, ce ne sono 100 quel che l'è, ma soprattutto ci sono 800 centri locali con privati che dovranno essere fatti, perché non è una cosa che la fa tutta lo Stato, la devono fare col coinvolgimento dei privati. E questo è importante quanto le prime due. Se tu hai reti, hai cloud efficiente, ben distribuito e, diciamo, sostenibile, devi poi renderlo anche sicuro. Ecco, queste sono le cose che abbiamo fatto su questo argomento specifico. Poi e invece ne che cos'è 150 che lei altre. Dice... è finito il governo e non sono riuscito a fare. Ma no, riuscito a fare di quello che dovevamo fare, per esempio una cosa anche molto importante proprio per evitare gli sprechi, le inefficienze, è anche la razionalizzazione delle piattaforme pubbliche. Allora, siamo riusciti a farle tutte, permettetemi di parlare come se fossimo al 15 di novembre, perché abbiamo alcune release che arrivano a novembre, siamo riusciti a farle tutte e adesso le dobbiamo... cioè chi arriva dopo di noi li deve collegare, ci deve mettere sopra. Abbiamo il vantaggio di aver avuto, svantaggio di aver avuto una prova Covid che ci ha fatto capire improvvisamente che con un Covid certificate si può avere un attributo digitale che ti permetteva, per fortuna non oggi, di andare in aereo, andare in treno. Beh, ma perché non una patente? Perché dobbiamo continuare a ripetere sempre le nostre cose. Abbiamo un sistema di speed, 32 milioni di italiani sull'identità digitale, eliminiamo questa duplicazione continua di richieste dei documenti. Il mio sogno, il mio nirvana è lo Stato sa cosa ho diritto e non mi chiede di dimostrare chi sono, che ho diritto a parcheggiare la macchina là dove abito, che ho diritto a avere questo. Mi dice, siccome tu sei venuto a Milano, questo è il tuo medico, questa è la tua... Ecco, tutto questo sembra fantascienza, ma non lo è, perché di nuovo Google ce lo dà ogni giorno questa roba. Quindi perché non farlo anche qua? E quindi abbiamo creato l'architettura. Certo, se avessimo avuto 6 mesi di più, venivo qua a farvi la dimostrazione con un carabiniere, venivamo qua a farvi vedere i documenti digitali. Lo farà qualcun altro, ma non importa, l'importante è che lo faccia. Purtuttavia, in Italia e in Europa, il ritorno sugli investimenti e le capacità di innovazione dell'industria sono diminuiti negli ultimi anni e le prestazioni della banda larga in Italia sono in ritardo rispetto al resto d'Europa. Quali sono le ragioni per cui è accaduto questo e come si può, diciamo, superare? Beh, lei mischia dalla domanda due cose un po' diverse. Lei dice le prestazioni della banda larga sono meno buone, da vedere, verso alcuni paesi sì, verso altri paesi no, però ammettiamo che io dica va bene, è vero. Però dice anche i ritorni sono più bassi. E questo è il vero tema europeo. Qui c'è un tema importante. Qua spesso in Europa parliamo, a me non piace parlare di sovranità, a me piace parlare di autonomia strategica, perché sovranità implica una cosa, autonomia un'altra. Allora, è chiaro che noi nella tecnologia non abbiamo fatto delle strategie tecnologiche autonome in Europa. Autonome vuol dire ho delle capacità, ho delle aziende, abbiamo delle bravissime persone, abbiamo delle ottime università, ma non abbiamo dei grandi player tecnologici. E qui due argomenti. Uno, il settore delle telecomunicazioni, francamente è stato molto regolato, ma non si è neanche comportato, e lo dice uno che ci ha vissuto tutta la vita, si è un po' commoditizzato, si è un po' banalizzato. Abbiamo smesso di investire in innovazione in Europa, abbiamo fatto i prezzi bassi. Allora, se scusate se lo dico, cioè, se vogliamo avere i 5,99 e i 12,99 va bene, però poi non aspettiamoci che con 5,99 e 12,99 ci sia un settore molto innovativo. Cioè, questa è la vera verità. E quindi il policy maker, il regolatore che ha creato queste condizioni deve domandarsi: sono queste le condizioni migliori o bisogna forse cominciare a pensare a bilanciare un po' più il vantaggio del consumatore con il futuro strategico dei nostri paesi?
La seconda cosa, invece, i grandi player tecnologici, ecco qui l'Europa non abbiamo fatto una politica sulle grandi tecnologie, adesso però ci siamo svegliati, l'Europa si è svegliata, c'è un Chips Act che permette di fare grossi investimenti anche pubblici su tecnologie avanzate, ci sono sicuramente soggetti interessati. Ecco, dobbiamo mantenere questa linea, dobbiamo essere un po' più, scusatemi, quanto questa linea, avere il coraggio di essere un po' più americani. Quanto questa linea sta rallentata invece dalla guerra in corso? Perché se ne parlava moltissimo prima, c'erano molti convegni, c'era una grande centralità proprio allora, sull'idea della sovranità, anche se a lei non piace questo termine, europea, produciamo, facciamo Gaia X, ci prendiamo Gaia i dati, X è un'altra cosa eccetera, ancora. Eccetera. No, però diciamo, c'era tutto questo tema che un po', diciamo così, se ne parla meno a causa dell'emergenza. Allora, io spero, io non ne parlo meno, io ci ho lavorato tanto in questi mesi, poi c'era fuori un giornalista che cercava di carpire informazioni da me, io posso solo dire che abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare fino all'ultimo giorno. Io dico che in Europa, guardate lo spazio, cioè il nostro governo ha aumentato significativamente gli investimenti nello spazio. Spero, lasciamo un'eredità, lasceremo un foglio Excel, spero che qualcuno guardi il foglio Excel e dica, e sono sicuro che lo faranno, e dica sì, vogliamo continuare a investire in queste cose. Io vorrei che l'Italia, per esempio, nell'osservazione della Terra, che è un po' il futuro, perché l'utilizzo dei dati che arrivano permetterà un sacco di cose, che arrivano dallo spazio permetterà un sacco di cose, che l'Italia veramente prenda una leadership, e possiamo prendere una leadership, però bisogna avere costanza nell'investire, non è che perché un governo investe una volta, poi ci vogliono le università, ci vogliono i centri di ricerca, ci vogliono le start-up, ci vogliono le grandi aziende che cominciano a dire sì, io sono nella moda, ma perché per me della moda lo spazio è importante? E allora comincia a pensare ai materiali, comincia a pensare a tante altre cose. Ecco, bisogna avere un governo che orchestri queste cose. Io non credo che lo Stato debba fare tutto, ma orchestrare tra i diversi settori. Ecco, l'Europa si è andata in questa direzione, la guerra ci ha fermato, no, la guerra rende solo tutto molto più costoso perché abbiamo il costo energetico che assorbe molto, quindi speriamo che il lavoro che abbiamo impostato non venga messo da parte, però penso anche che non sarà così perché l'Europa ha detto chiaramente autonomia strategica è diventata importante. Grazie. E Luciano Floridi, allora, come ho detto all'inizio, dico, rispetto a quando diciamo, è nato il libro, diciamo, così sono anche un po' già cambiate alcune cose. Parlando di obiettivi di sostenibilità, il digitale non ha favorito in qualche modo la democrazia nel senso che ha creato delle polarizzazioni forti e fortissime che hanno diciamo manovrato e cambiato l'opinione pubblica nelle direzioni e in vari episodi che abbiamo visto. È possibile utilizzare il digitale per ricostruire una democrazia più sostenibile rispetto a questa fase del digitale? Questa domandona così a trappola. Possibile, tutto è possibile. Probabile, penso proprio di sì, nel senso che il digitale, come ricorderete tutti, chi ha qualche capello bianco in più, era nato per quello. Cioè l'idea di fondo era, tanti anni fa, diciamo 30 anni fa, è che il digitale, internet, poi è diventato il web, cioè la distribuzione delle informazioni, l'accessibilità delle informazioni, la possibilità di conversare in maniera molto più dinamica, molto più veloce, tra diverse parti, la possibilità anche di organizzarsi, come diceva appunto Vittorio prima, cioè di concertare, di orchestrare, di strutturare. Noi lo vediamo ancora in moltissimi angoli di questo mondo digitale, ad esempio con l'open source, con il volontariato, chiamatelo l'effetto Wikipedia, no? Cioè gente che si mette insieme, vuole lavorare e riesce a farlo bene. Oppure persone che riescono a trasformare qualcosa in profittevole, anche da un punto di vista business, attraverso la strutturazione della buona volontà, delle buone idee. Quindi, io direi che il digitale di suo, soprattutto la rete, il cloud in questo caso, ma dai tempi di internet, nasce per fare questo. Ci vuole un po' di perversione umana per trasformarlo in un problema. Ci siamo riusciti. Cioè, noi siamo riusciti a prendere il digitale e a fargli fare una cosa che il digitale non era nato per realizzare. Abbiamo commercializzato in maniera esagerata il peggio del digitale, abbiamo creato le fake news, abbiamo distrutto in gran parte la comunicazione tra noi, rendendola sempre più, diciamo così, a volte in alcuni contesti poco attendibile. Abbiamo strumentalizzato a volte sempre il digitale per far veicolare dei messaggi che
poi si scopre non hanno alcun fondamento. Parliamo soltanto dei terrapiattisti, per non offendere nessuno, ma insomma sapete benissimo, con il vax, eccetera. Ecco, purtroppo questa è una perversione, no, diciamo così, sociale di una strumentazione che altrimenti di suo, di default, come si direbbe, di partenza, sarebbe lì per darci una mano. Allora, la risposta alla sua domanda, o anzi alla tua, visto che è, ma certo, se tu lasciassi, diciamo così, un po' nella natura del digitale fare quello che il digitale vorrebbe fare, sarebbe più comunicazione, più informazioni, più capacità di organizzazione e soprattutto, legandolo al tema del verde, il digitale fa tre cose di suo bellissime che l'analogico non ha mai potuto fare, poveretto. Immaginate il frigorifero e invece il vostro computer. Ci fa fare molto di più con molto meno, che è straordinario. Se questa vi sembra un po' strana, immaginate la candela, la lampadina elettrica e il LED. Voi con il LED fate migliaia di cose di più, potete diversificare la luce come volete, per una frazione di una frazione del consumo di quello che era la lampadina e di quello che era la candela. Allora, molto di più con molto meno. Ci può permettere di fare in maniera molto diversa quello che facevamo male. Oggi tutto il mondo delle biotecnologie senza il digitale non esisterebbero. La neuroscienza è semplicemente fondata sul digitale. Non esiste la neuroscienza senza il computer e tutto il resto, e così via. Quindi, permetterci di fare cose, è la terza cosa, che altrimenti non potremmo fare. Quindi, di più con meno, diversificare e quello che altrimenti non potremmo fare. Questo, tornando alla domanda, quindi, ma allora la democrazia potrebbe giovarsi del digitale? Tantissimo. Com'è che non succede? Perché invece com'è che succede che, per esempio, non so, l'Arabia Saudita adesso ha creato una struttura con a capo una persona al comando che contiene la digitalizzazione di tutti gli altri ministeri e attua una pervasiva digitalizzazione, un po' come è avvenuto in Cina, di tutto il paese, tanto da far pensare che possa addirittura sostituire i fondamentalismi religiosi in questa capacità di controllo e comando. E lì funziona immediatamente, nel senso che è efficiente. È efficiente perché non è una democrazia. E invece le democrazie sono andate, diciamo, in crisi sulle polarizzazioni. Quindi come rendere sostenibile il digitale per le democrazie, mentre invece si vede un po' il contrario? La risposta è veramente semplice. A me, adesso, tanto poi con Vittorio mi perdonerà, ma è il buon governo, cioè non è che il digitale di suo, cioè è una tecnologia che farebbe bene, nelle mani sbagliate, siccome è potentissima, fa malissimo, polarizza, cioè, vi ricordate quando si diceva il digitale, anzi Google in quel periodo, ci renderà tutti più stupidi? Non è vero, rende i stupidi più stupidi, ma gli intelligenti molto più intelligenti, cioè polarizza le capacità, quindi tutto questo sta nella tecnologia che abbiamo, ma senza la buona governance, cioè senza avere un progetto, vedi il verde e il blu, vedi quello che sta facendo l'Europa, vedi quello che ha fatto il governo e che sta facendo il governo attuale, oggi ancora in carica, senza questa buona politica, il digitale di suo, cioè chiaramente è una tecnologia, che vuoi che faccia? Allora sarebbe un po', diciamo, un peccato dire, ah vedi, questa tecnologia finisce per fare delle cose, dei danni, creare, diciamo, delle divisioni. Non sta certamente al mercato, questa è l'ultima cosa che vorrei aggiungere, fare quello che il mercato non è tenuto a fare. L'ultima battuta, poi chiudo. Quando ogni tanto qualcuno dice, ad esempio, la divisione digitale, no, il digital divide, è un fallimento del mercato. È la stessa cosa che dire, quel martello non fa il cacciavite, è un fallimento del martello. Il martello non fa il cacciavite. Il mercato non risolve i problemi sociali. I problemi sociali vanno risolti da un punto di vista di governance, che insieme al mercato, eccetera, eccetera, come abbiamo sentito, cioè, orchestramento e tutto il resto. Ma l'idea che noi lasciamo il mercato a fare le cose che il mercato, poveretto, non è lì per fare, e poi ce la riprendiamo col mercato per non aver fatto quello che avremmo dovuto fare noi, invece di farlo fare al mercato, e beh, non te la vai a riprendere con quello col martello. Però ci sono dei paesi democratici come la Corea del Sud che hanno un privato nazionale e un pubblico che... Io sono stata nell'ufficio del ministro di innovazione della Corea del Sud ad agosto e c'era il metaverso a parete, già dalla città di Seul, e stanno mettendo la pubblica amministrazione nel metaverso, cioè stanno studiando, hanno già investito miliardi per fare questo. Ci sono quindi dei paesi in cui, diciamo, si sta attuando appunto questo. Cioè, che ho detto, buona governance, cattiva governance, stai veramente in difficoltà per essere educati. Buona governance trae da questa tecnologia straordinaria quello che serve oggi per salvare capra e cavoli, cioè il
tutto questo pianeta e noi su questo pianeta. È chiaro che non possiamo semplicemente pensare che ci pensa il digitale perché non lo fa, ci pensa il mercato perché non lo fa e non è tenuto a farlo. Allora la deresponsabilizzazione della politica, nel senso con la P maiuscola, nei confronti del mercato della tecnologia genera o appunto problemi come tu stavi giustamente indicando, cioè delle devianze, oppure addirittura degli sprechi, cioè non fai quello che avresti potuto fare. Tra le opportunità mancate e le cose sbagliate che non avresti dovuto fare, lì il deficit è politico. Posso aggiungere una cosa velocissima? Sì. Perché mi dai l'opportunità di dire una cosa importante. Mettiamo un po' di praticità in quello che dici della buona politica. Parliamo di una medicina preventiva digitale. Una delle cose, forse avrei dovuto rispondere a questa domanda, una delle cose più belle su cui stiamo lavorando è tutta la parte di sanità digitale. Allora, è chiaro che se uno pensa alla medicina preventiva, se può essere estremamente pessimista e dire è un disastro. Se facciamo medicina preventiva all'estremo conseguenza, nessuno che è appena un po' malato potrà mai avere un'assicurazione, perché è ovvio che se i dati girano... E l'ha fatto il sequenziamento del genoma. Se però vai dall'altra parte, dici, caspita, ma quanta gente potremmo salvare? Quante vite, quante malattie, quante sofferenze potremmo risparmiare se avessimo... Allora, nel mio dibattito, ed è il mio dibattito quotidiano, io mi trovo, e non essendo un saudita devo gestire la democrazia, quindi devo parlare da una parte e dall'altra, cioè non avendo i poteri dei sauditi, non essendo un saudita, non avendo i poteri dei sauditi o dei cinesi, mi devo trovare quello che dice, che orrore, non si deve assolutamente fare lo scoring sanitario dei cittadini, perché quello è quello che poi porterebbe a una società oppressiva. Però c'è l'altro che dice, ma come diavolo è possibile che se io ho un rischio di cardiopatia la regione Lombardia non mi può avvisare? Ecco, noi dobbiamo trovare quell'equilibrio lì, e quella è la buona politica. Però non possiamo neanche star fermi, perché se stiamo fermi poi finisce a caso o troppo di qua o troppo di là. Lei farebbe una politica per il metaverso prima che esista il metaverso? Questa storia del metaverso, io farei delle buone politiche, poi che siano nel metaverso, che siano digitale, come le ho fatto l'esempio che ho fatto non ha niente a che vedere col metaverso, ha a che vedere con cosa facciamo dei dati sanitari dei cittadini che adesso stiamo omogeneizzando, che stiamo mettendo in sani vecchi bidoni, database, cosa ne facciamo? Li possiamo indicizzare, possiamo applicarci sopra un motore di intelligenza artificiale che le dia un buon consiglio, o di a me probabilmente, sullo stile di vita, o no? Questa è la domanda. Poi che la facciamo col metaverso, la facciamo col... Beh, metaverso perché è un ambiente nuovo che ancora va strutturato, ma i coreani pensano che vada come cosa dire, vuol dire preventivamente... Vabbè, se vogliamo correre dietro al metaverso, corriamo dietro al metaverso. A me interessa fino a fine ottobre fare il bene dei cittadini italiani, e la sanità digitale è uno dei più importanti, ma ci sono forze che cercano di rallentare questo, e ci sono anche forze che cercano di accelerarlo a un punto terribile. La democrazia è il bello di trovare questo equilibrio. Lei lo farebbe una politica preventiva per gli ambienti nuovi? A me dispiace, sembra che ci siamo messi d'accordo, ma c'ha ragione Vittorio, cioè è così, nel senso, ma c'ha ragione perché c'aveva ragione Aristotele, nel senso che tra un estremo e l'altro la virtù sta sempre nel golden medium, cioè nella capacità del vecchio ciberneta, cioè del pilota della barca, tra correnti, venti, saper guidare eccetera, di barcamenarsi e arrivare dove vuole arrivare. Allora, se la politica ha una sua visione, vedi il verde e il blu, e le capacità di realizzarla, e quindi quello che diciamo stamattina, di trasformare il possibile in preferibile, è una buona politica, e quindi si innesta quel bellissimo circolo virtuoso in cui la popolazione si fida della politica, la politica fa meglio, meglio fa più la popolazione si fida, e entri in un circolo virtuoso, per cui ad esempio la medicina preventiva diventa una cosa bellissima. Tu non ti fidi, non gli dai dati, fai causa, quelli non funzionano, entri in un circolo vizioso e andiamo male, diciamo così, sempre per essere educati. Ma che questa faccenda, il succo di tutta questa chiacchierata, e poi stiamo zitti, se no, si debba capire che senza una buona politica tutto questo non si può fare, non c'è né mercato né tecnologia che risolva questi problemi indipendentemente. Questo mi sembrava l'ABC da nonna papera. Ecco. Gian Matteo Manghi, quali sono appunto, per quanto riguarda invece il settore privato, che appunto sentiamo che è assolutamente coprotagonista insieme alla politica della costruzione e strutturazione di questo mondo, le strategie che lei si sente di suggerire alle aziende, oppure che in qualche modo già suggerite? Volentieri. Allora, dopo
la buona filosofia e la buona politica, speriamo di esprimere una buona industria. Allora, che cosa facciamo noi che ci occupiamo di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale delle attività umane, sociali, la pubblica amministrazione, le imprese? Allora, dobbiamo fare due cose fondamentali, cerco di semplificare molto. Una cosa, dobbiamo rendere il blu più verde. Si diceva prima il 2% delle emissioni, stimano il 3,6. Le emissioni serra sono, per il, diciamo, meno del 4% dovute al settore IT. Per cui, prima cosa, siccome tutto si sta digitalizzando sempre di più, dobbiamo comunque prenderci cura di quel 4%. Come? Abbiamo, ad esempio, noi, e lo fanno, penso, molte aziende del settore, ma noi come Cisco abbiamo lanciato un paio di anni fa un chip, si chiama Silicon One, consuma il 95% in meno, ha il 36% in più di prestazioni e sta equipaggiando gradualmente tutti i sistemi che vanno nel cloud, i grandi data center che sono alla base del cloud e nelle grandi reti. Ma non solo, a parità di progetto tipo, occupano uno spazio e pesano circa un ventesimo di prima. Perciò anche il consumo indiretto dovuto al trasporto di questi materiali si riduce fortemente. Ecco, quella è un'attenzione forte che noi abbiamo al nostro interno. In più, noi ricicliamo il 99,8% del materiale che gratuitamente ritiriamo dai nostri clienti. Abbiamo sviluppato un'app, i clienti si registrano su questa app, ci dicono cosa vogliono restituire, noi ricicliamo fra l'allungamento della vita utile per situazioni che possono utilizzare quei sistemi, piuttosto che il recupero delle componenti, il 99,8%. In più siamo in Italia, sono contento perché Cisco Italia rispetto a Cisco Mondo è al 100% energia rinnovabile come consumi interni, cioè scopo 1 e 2 delle famosi obiettivi europei, Cisco al mondo è circa l'83%, in Italia siamo arrivati prima. Bene, questi sono alcuni esempi dei compiti a casa, di quello che facciamo al nostro interno. Però possiamo aiutare quell'altro 96%, cioè le attività sociali, economiche, produttive, che diventano sempre più digitali, perciò possono diventare più verdi grazie al blu. Il blu diventa più verde, ma aiuta a far diventare più verdi le attività. Come? Allora, in primo luogo faccio un esempio semplice. Non c'è nessun modo di aumentare la generazione rinnovabile, penso che l'abbia accennato prima il Ministro, se non digitalizziamo le reti di distribuzione per avere una forte automazione e mantenere in equilibrio le reti fra domanda e offerta di energia. Per cui dobbiamo digitalizzare le reti di distribuzione, che per intenderci una rete di distribuzione elettrica è un ordine di grandezza più grande di una rete delle filiali bancarie. Perciò c'è un mondo da poter digitalizzare per aumentare la generazione rinnovabile. Possiamo poi, per parlare del prototipo di data center, semplifico, un data center consuma 100 per i computer e i sistemi che contiene e consuma circa 70 rispetto a quel 100 per il condizionamento di quel data center. Noi abbiamo sviluppato una soluzione che ha dei sensori molto più, come dire, precisi a livello di rack, che è in grado di portare quel 70 a 30. Taglio con l'accetta, bisogna vedere caso per caso, però non solo riduciamo quel 100 perché produciamo chip che consumano meno, riscaldano meno, ma riduciamo anche il 70 necessario per raffreddare quel 100, portandolo fino a 30. Altri esempi, tutti gli edifici di nuova generazione, i campus, stiamo cercando di applicare tecnologie che si chiamano Power over Ethernet, cioè non solo trasmettono i dati, ma alimentano l'illuminazione, il riscaldamento, il raffreddamento, gli impianti tecnologici di quel campus e di quell'edificio, potendo risparmiare oltre il 20% grazie a un'elevata automazione e intelligenza nel riscaldare, raffreddare, illuminare gli ambienti in funzione delle esigenze reali. Ecco, il blu deve diventare più verde e una volta che, man mano che diventa più verde, può aiutare tutte le attività produttive a diventare più blu e perciò più verdi. Grazie. Michele Suigo di Innuit, allora voi avete diciamo in Italia oltre 23.000 torri e quindi diciamo che siamo un po' nelle vostre mani perché avete un ruolo abbastanza importante e siete gli abilitatori della digitalizzazione e anche diciamo per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture del 5G.
come sta cambiando in un'ottica di sostenibilità il vostro ruolo rispetto a quando siete partiti non tantissimo tempo fa? Beh, sicuramente noi siamo partiti con l'assetto della nuova INWIT non più tardi di 2 anni e mezzo fa, quindi siamo un'azienda relativamente giovane, ma appunto gestiamo, manuteniamo, come hai detto te, oltre 23.000 torri che ospitano tutti gli operatori di telecomunicazioni mobili, i principali operatori del paese, in una logica neutral host. È chiaro che l'approccio alla sostenibilità per noi significa provare a trovare quelle chiavi per dare delle risposte concrete ai bisogni di cui si è parlato fino ad ora. Mi viene naturale pensare alla necessità, nella fase di transizione digitale che stiamo attraversando, alla necessità di riflettere su l'equità delle opportunità o l'equità nelle opportunità. Il digitale, è stato detto finora, gli esempi che sono stati portati sono lampanti, offre delle opportunità straordinarie, ma non tutti possono accedere a queste opportunità alla stessa maniera. È un tema di inclusione sociale fondamentalmente e di accesso e di accessibilità alle straordinarie opportunità che la digitalizzazione ci offre. INWIT cosa può fare? Può contribuire a portare infrastrutture digitali, a portare le torri di telecomunicazioni sulle quali puoi ospitare gli operatori laddove c'è bisogno e quindi contribuire alla riduzione del digital divide. Il professor Floridi faceva questo racconto su martello che non può essere cacciavite, però con le buone politiche, con la buona governance, con le buone pratiche che il ministro Colao ha dimostrato di mettere in campo, cioè ce le ha raccontate prima, il piano, la strategia sul 5G contenuta all'interno del PNRR è lì a dimostrare che con la giusta incentivazione anche i player privati possono dare una mano e possono contribuire alla riduzione del digital divide. Noi nel nostro piccolo abbiamo partecipato ad una delle gare del PNRR da mandatari insieme a TIM e Vodafone, ce la siamo aggiudicate per portare il 5G in qualcosa come 1300 aree nelle quali adesso non c'è il 5G. Lo dovremmo fare correndo nei prossimi 4 anni, entro 2026. Quindi lo sforzo è importante e lì poi c'è un tema di superamento degli ostacoli burocratici che rappresentano sempre una spada di Damocle alla realizzazione di queste opportunità. E noi abbiamo condotto una ricerca con l'Istituto Piepoli per provare a capire quanto e come la popolazione italiana associ alla digitalizzazione, associ la sostenibilità alla digitalizzazione. Sono venuti fuori dei dati secondo me molto interessanti, ve ne cito 3 e ho concluso. Il primo dato: per l'82% della popolazione italiana alla parola sostenibilità si associa l'innovazione digitale e la digitalizzazione. Il secondo dato: per il 75% della popolazione italiana c'è un'associazione diretta tra sostenibilità e proprio inclusione sociale, quindi quello di cui stavo parlando. Per il 72% della popolazione italiana invece c'è un'associazione della parola sostenibilità alla necessità di potenziamento delle infrastrutture digitali e quindi nel nostro caso delle torri, ma non solo ovviamente delle torri di telecomunicazioni nel nostro paese. Ecco, io credo che rispetto anche ai dati su preoccupazioni o su diffidenza o distanza rispetto al digitale che emergevano anche prima, credo che queste siano dei dati molto molto interessanti e importanti, però non è finita qua perché bisogna continuare a lavorarci ed investire. Grazie. Giulia Costagli, allora, Ferrovie dello Stato ha un piano industriale di parecchi miliardi da mettere in campo e molti li sta investendo proprio nella direzione della sostenibilità. Ci sono cavi che state mettendo lungo 17.000 chilometri di rete ferroviaria
e ci sarà anche una ricaduta sociale per i territori che verranno attraversati da questi cavi, invece di avere, diciamo, soltanto un'efficienza maggiore del wifi per chi può prendere le frecce? Intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito, mi scuso per non essere in presenza, ma evidentemente grazie a digitalizzazione e connettività riesco a partecipare ugualmente a questa interessante tavola rotonda. Allora sì, Ferrovie dello Stato ha un importantissimo piano industriale che ha presentato la scorsa primavera e che cuba 190 miliardi di investimento che non possono essere messe a terra se non appunto basandosi su due pilastri fondamentali come appunto la connettività da una parte e la digitalizzazione dall'altra, che integrate consentiranno come dire, di fare infrastrutture, di fare servizi sempre più smart, sempre più resilienti e quindi in grado appunto di catturare quel valore che, di cui si è parlato anche in alcuni interventi precedenti. Per il gruppo Ferrovie il tema della connettività si può tradurre con varie accezioni. Noi connettiamo come caratteristica intrinseca le persone spostandole, diciamo, offrendo i servizi di trasporto all'interno del paese, e questa è di per sé una connessione che però deve essere sempre più adatto alle esigenze dei clienti, esigenze che cambiano, che evolvono e che devono essere soddisfatte per garantire appunto che queste persone vengano a scegliere un trasporto collettivo. Per cui gli interventi del piano industriale, tra cui quelli che ha citato e su quali mi soffermerò dopo, sono proprio finalizzati anche a trasformare il modo in cui eroghiamo questi servizi appunto in un'ottica sempre più integrata e sempre più door to door. Per realizzare queste principali finalità, abbiamo bisogno appunto di dati, abbiamo bisogno di trasmissione di questi dati e quindi abbiamo bisogno di connettività e dall'altra parte di algoritmi, funzioni, sistemi che riescono a processare questi dati e a fornire strumenti di supporto alle decisioni su tutti i processi che noi gestiamo, dagli aspetti della manutenzione agli aspetti appunto delle regolazioni dell'esercizio, penso alle linee ferroviarie, a appunto la comunicazione verso i clienti. In tema quindi di connettività, che è uno dei prerequisiti delle attività che stiamo facendo e dello sviluppo che stiamo facendo, in questo momento è in corso uno sviluppo della connettività 4G su tutta la linea V, che appunto aumenterà e renderà stabile lungo tutto appunto il percorso di linea ad alta velocità la connessione. Questo intervento si concluderà nei prossimi 18 mesi, quindi un intervento già in corso, già avviato e già concluso per alcune tratte e che quindi verrà portato a compimento in un orizzonte, diciamo, abbastanza breve. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto che lei ha citato, cioè il tema di porre le fibre lungo in particolare la rete ferroviaria, è un progetto molto ambizioso sul quale stiamo lavorando anche grazie appunto al percorso avviato con i ministri competenti e prevedrà di estendere la fibra ottica su circa 17.000 km di rete per un investimento complessivo di circa 2 miliardi di euro. Questo intervento ad oggi è in fase di definizione, quindi al momento non sono ancora avviate le attività realizzative. Però questo cosa consentirà? Lei ha citato il tema della connessione dei territori, è uno degli aspetti, uno dei benefici che porterà soprattutto in quegli ambiti dove magari la connessione non arriva in modo efficace. Poi consentirà la comunicazione, una migliore comunicazione tra terra e bordo, ma consentirà soprattutto di collegare tutti quei sensori e tutte quelle apparecchiature che permettono di acquisire dati sullo stato dell'infrastruttura, sullo stato del traffico e conseguentemente abilitare tutta una serie di
processi, quale la manutenzione evoluta delle infrastrutture in un'ottica di maggiore resilienza. Il treno è visto da un lato come, diciamo, un mezzo green rispetto all'aereo, specialmente le polemiche che ci sono in questi giorni sui jet privati, i voli, però al contempo, diciamo, le ferrovie consumano veramente tantissimo. Quali politiche avete messo in atto per riuscire anche voi a convertire, diciamo, almeno una parte in energie e fonti di energia rinnovabili? Sì, il gruppo Ferrovie nel suo complesso, quindi fra treni ma anche altri servizi, compresi appunto tutti i servizi industriali di supporto, consuma complessivamente quasi il 2% dell'energia elettrica del paese. Questo fa capire quanto è importante fare quel percorso che è stato citato da qualcuno dei tavoli che sono intervenuti precedentemente alla nostra tavola rotonda circa la generazione distribuita di energia. Il gruppo deve e vuole andare, il piano industriale ha inserito questo importante progetto, verso sempre una maggiore autonomia energetica, quindi verso anche una produzione per propri usi di energia elettrica da destinare ai processi e ai consumi del gruppo. Questo lo può fare grazie soprattutto anche ai tanti asset, ai tanti tetti, dei capannoni, delle stazioni, aree estese che si trovano lungo le nostre infrastrutture e che quindi possono essere messi ancor più a valore se non utilizzate per le funzioni le funzioni core, quindi per l'esercizio, ma essere messi a disposizione per creare energia distribuita e quindi utilizzabile dal gruppo, con un minore impatto ovviamente sui processi nazionali energetici. Grazie. Carlo Capè, per l'esperienza che ha lei nelle aziende, qual è il settore che, diciamo così, sta creando in maniera un po' più efficiente e veloce questo sodalizio un po' tra il green e il blu? Non so, l'agritech oppure... Io credo che per ragioni storiche sta creando questo sodalizio chi investe in impianti tendenzialmente green nei paesi dell'ex terzo mondo, cioè nell'Africa. Perché? Perché quando si deve investire in un impianto, in un grosso insediamento, magari con un tender, con una gara, eccetera, bisogna assolutamente prepararsi anni prima per cominciare a essere a portare a bordo la popolazione locale, quindi a fare attività di sostenibilità. Quindi in questo tipo di società la sostenibilità verso i mercati in cui si fanno delle installazioni è quasi una legge, quasi un mantra, e quindi ci sono delle tecniche estremamente avanzate, ma non dico tecniche di comunicazione, proprio tecniche di assunzione di persone. Io sto spesso in Brasile, ho visto assumere delle persone dalla favela per fare la manutenzione delle linee elettriche sopra le favela, che finalmente potevano avere l'elettricità, altrimenti la andavano a rubare alle linee aeree, rischiando di farsi pure del male. Assumere persone, insegnare a fare la manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici nel terzo mondo e così via. Quindi questo credo che sia il settore oggi forse più sensibile e più avanzato di quelli che abbiamo esaminato noi. Un'ultima domanda a Luciano Floridi: come si può far diventare l'etica digitale una componente essenziale del processo di trasformazione? Forse proprio anticipando? Sì, un po' sì, un po' anche avendo pazienza. La nostra sensibilità etica, quella che abbiamo tutti i giorni, è quella che ci fa fare le cose decenti quando siamo fuori da questa stanza, insomma, cresce nel tempo. Qualche tempo fa accendersi una sigaretta in un cinema per mamma e papà era normale, non erano due disgraziati incoscienti. Oggi sembrerebbe veramente strano, cioè, che t'è preso? Come mai? E quando ero ragazzo in campagna, prendere a calci un cane perché lì il cane aveva fatto qualcosa di sbagliato, oggi non dai un calcio al cane. Uno schiaffo a un bambino, tanto tempo fa, sembrava una cosa normale, non eravamo dei barbari incoscienti. Che cos'è che cambia? Cambia la sensibilità etica, morale nei confronti di quello che va bene e non va bene. Migliora. Allora parte del nostro
sviluppo digitale sarà anche proprio questo, cioè sarà che nelle generazioni future, con un po' di buon senso e un po' di tempo e tanti incontri come questo, considereranno certe cose non fattibili, perché tutti faremo errori, ma strane. Dice, hai visto quello che ha combinato? Ha messo le fotografie dei propri bambini di 5 anni su internet. Che strano, perché non è normale mettere le figlie e i bambini mezzi nudi su internet, ma le nuove generazioni non credo che lo faranno. Noi, che siamo un po' così invaghiti di questo sistema, non abbiamo quella sensibilità. Allora ne farei una questione molto meno accademica e molto più sociale, di cultura, di cambiamento, e per un messaggio finale un po' di relax, dare tempo al tempo. Questa rivoluzione digitale è stata veramente drammatica, continua a essere drammatica in termini di tempi velocissimi, sta avvenendo in decenni, quella industriale ci ha messo secoli, quella agricola ci ha messo millenni, questa ci sta mettendo decenni. Che la nostra cultura abbia da un po' di tempo per adattarsi mi sembra normale. Allora io volevo chiudere con una notizia che sta arrivando nelle redazioni un po' in questi giorni, che è quella di questo fondo da 350 milioni, parte del PNRR e parte delle fondazioni bancarie, credo, o delle banche proprio, insomma, comunque delle fondazioni bancarie, che sono destinati proprio a dei bandi per le competenze digitali. Questo mi sembra un atto di impatto veramente forte. Quali saranno le fasi, diciamo, di anche distribuzione di questi fondi e in quali settori più o meno si sta cominciando? Allora, rubo 10 secondi per, udite udite, non essere d'accordo con Luciano su una cosa. Dare tempo al tempo va bene, però attenzione, perché la velocità di progressione dei fenomeni sociali nel digitale è così, è esponenziale. Quindi abbiamo dato tempo al tempo, ci siamo trovati con dei oligopolisti enormi, potentissimi nel mondo della tecnologia. Diamo tempo al tempo e ci troviamo con le democrazie che traballano perché non sappiamo come fare a difenderle dalle interferenze. Oppure quindi, delle democrazie come quella coreana che funzionano ma che non hanno sostenibilità sociale, perché lì ho trovato che durante la pandemia hanno avuto 1600 morti di Covid, quindi pochissimi, perché era efficiente il sistema anche digitale, che qui invece, diciamo, con tutta quella vicenda di Immuni ha funzionato un po' peggio, anzi quasi per niente, ma hanno avuto 15.000 suicidi. E a lei non piace questa idea? Io pensavo che il metaverso fosse una specie di follia, fino a che ho visto Meta, abbiamo mandato un inviato a San Francisco, Meta non c'è ancora niente, è tutto da strutturare. I coreani hanno il terrore perché hanno già due metaversi e uno l'hanno attivato proprio in pandemia e lo stanno veramente attivando per tutta la città, e loro hanno paura che non ci sia un'etica nel metaverso e quindi che questa, diciamo, tendenza e questo disagio sociale aumenti ulteriormente. Ricordiamo che addirittura il candidato leader della sinistra, Park Hong-soon, che io conoscevo, che era una persona, uno di quelli che stimavo di più di politiche digitali al mondo, ed era il sindaco di Seoul e avrebbe vinto le elezioni nella successiva tornata, anche lui si è tolto la vita durante la pandemia, poi ha vinto la destra, però insomma per parliamo far capire... del metaverso un'altra volta, dai. No, invece... il loro metaverso è diverso da quello che pensiamo noi, però parliamo adesso del metaverso parliamo un'altra del volta. Fondo un'altra volta, dai, un'altra volta. Io rispondo invece alla domanda, perché grazie, perché non era previsto. Fondo Repubblica Digitale, 350 milioni, competenze digitali, una grande innovazione che stiamo testando. Per la prima volta in Italia i fondi saranno erogati, non interamente, ma per una certa parte, sulla base del risultato, non del fatto che uno fa un corso. Quindi una certa percentuale dei fondi, diremo, adesso non so quanto sarà, 1.500 euro, 2.000 euro, quello che è, sai cosa c'è di bello? Te ne do 1.500, gli ultimi 500 te li do se la persona che ha fatto il corso dopo 6 mesi ha trovato il lavoro oppure ha migliorato il suo salario. Quindi quello che in inglese si chiama outcome based. Perché la formazione fine a se stessa, come si fa molto spesso, che dice ho fatto il corso, ho capito, ma il corso è utile, boh. Non si... Allora, per la prima volta qui con un comunicato scientifico, io ringrazio appunto Francesco Profumo, Acri, abbiamo un comitato scientifico fatto bene, che per i prossimi 5 anni andrà a vedere fornitore per fornitore, provider per provider, dice benissimo, metti un po' a rischio anche tu, se la gente, ci sono meravigliose situazioni, vogliamo poi redistribuire sempre più i soldi
a chi ha un impatto positivo sulla vita, quindi lavoro o stipendio, e non solo a chi mi insegna il metaverso. Io lo detestavo, eh? Va bene, grazie. Allora, grazie a tutti i relatori. Se nessuno ha niente da aggiungere ulteriormente, ci possiamo congedare. Grazie.